anche oggi in giro, ragazzi, con nuovo Wonder My Life in giro per centri commerciali, curiosità. Ma mia moglie guarda gioielli, andiamo via, scappiamo, via. Cioè, oh, ragazzi, sono al Tyson, Antian Shop, e mi seguono delle... devo mandare della roba, devo mandare un DVD ai miei. E guardate che ho trovato, le confezioni da 100 yen, sono due, con una confezione apposta per mandare roba che potrebbe essere facile, come CD, DVD. Cioè, la sezione... per lettere queste cose qua, cioè Andrian Shop è spettacolare anche su queste cose, che spettacolo. E io volevo dire di queste cose così potrò approfittare a volte se possono essere utili. Quando lo noterai sarà troppo tardi. Qua ci sono super originali, San Valentino e cioccolate con gli stick di Facebook. Sono ribattata la cioccolata. Una fantasia. Questa è bella idea, regalo per San Valentino. Stiamo in giro per la stazione, perché la stazione di Sendai si collega a 4-5 centri commerciali che sono tutti quanti intorno alla stazione tramite scale mobile. Guardate qua, l'ufficio postale di Sendai, la stazione è funzionale. Sono le 4 pomeriggio di domenica, raga, e l'ufficio postale è ancora in funzione. Spedizione pacchi, lettere, ancora in funzione. La stazione Sendai è una figata, c'è un sacco di roba da vedere. Questo qua, questi dolci, ragazzi, potete capire l'odore di burro che ci sente da qua, che prendi diabete solo all'odore. Negozio di Jupiter, questo è un altro internazionale, caffè gratis, ma no, a sto giro. Mia moglie sarà in giro a cercare qualcosa, cioccolate, roba così. Quanto costa la Nutella? Andiamo a vedere. Caffè, pepe. Quando vi piace, quando vi porto così, ma fate conoscere sto canale, ragazzi, poi faccio divertire un po' di gente che ho video a random. What are you looking for? Stasera facciamo fish and chips a casa, perché? Perché ogni tanto si mangia cose diverse. Oggi cucino io. La pelata di loco oro. Gnocchi. Un pacco di pasta 247 yen. E facciamo un calcolo presso a poco intorno a 2 euro a qualcosa. Mi era stato chiesto se potevo comprare caffè italiano. Si può comprare caffè italiano, guardate qua l'assortimento di caffè che c'è italiano. Il problema è che il costo è nettamente molto superiore a quello che c'è in Italia. Qua siamo intorno ai 1000 yen, cioè siamo stati 7 euro a pacco. Lo formaggino italiano a 70 centesimi, 89 yen, 70 centesimi, 60 centesimi di euro. Guardate che ho trovato, raga, la mozzarella. La mozzarella costa 454 yen, con 500 yen siamo sulle 3 euro e qualcosa, quasi 4. Poi il cambio ovviamente varia sempre in base a quando vedete il video, raga. Però, mozzarellina. Ho fatto un video, c'era anche Davide, l'anno scorso, mi scosci.
andate a vedere, là facciamo un giro, ci stanno anche in questo tipo di negozi giapponesi, ci stanno alimentari molto 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 caro, ci sta un sacco di roba, costa un casino, e tutto ci stanno affettati italiani, formaggi italiani, ma a prezzi raga assurdi. L'ho visitato parecchie volte, andate a dare un'occhiata pure a quello. Prosciutto crudo italiano con il disegno dell'Italia senza la Sardegna, raga, i sardi non sono italiani, cioè sta poco niente da fare. A volte capita, in alcune convenzioni, alcune volte la Sardegna se la scordano. Guarda come è confezionato, ogni singola fetta è sigillata a parte con una pellicola. 200 grammi 1000 yen, ma non si capisce bene dove cavolo ne viene sto prosciutto italiano. Sto friggendo, ma pesce. Patate al forno, una bella birretta, e pesce. Ogni tanto bisogna anche cambiare, non sempre si mangia giapponese.